dei Folli, per cui la nostra associazione che ha sede a Roma ormai ha il piacere di collaborare da un bel po' di tempo. Ringrazio anche il presidente dell'Agrologo che comunque ci ha ospitato, il comune e tutti voi che siete sempre assidui ai loro eventi. L'associazione, la nostra associazione ha sede a Roma, collabora con l'Università La Sapienza di Roma e organizza, diciamo, eventi d'arte e di cultura sia con la Sapienza sia con altri enti come l'Accademia Nazionale dei Lincei, come tu giustamente hai ben detto, l'Accademia di San Luca, sempre di Roma, ed altre istituzioni. E quindi niente, vi ringrazio e lascio la parola a Daniele Radini Tedeschi. Grazie a te. Buonasera a tutti, buonasera. Devo correggere delle piccole cose perché, allora, in primis sono anti-accademico, io che odio tutte le accademie, e quando sono costretto a parlare di accademie devo dire le parole esatte, perché sennò poi sinceramente mi viene registrata, mi chiamano, mi dicono abuso di potere, abuso di cose sgradevoli. Con la Sapienza noi abbiamo collaborato con il professor Sergio Rossi, che ha la cattedra di arte moderna, è una persona illustre, anche il professor Stefano Valerio, abbiamo fatto il libro d'oro dell'arte contemporanea, nonché curato la mostra al rettorato. Però non siamo il comitato scientifico della Sapienza, grazie, così almeno posso, perché inoltre io non approvo tutto quello che fa la Sapienza, diciamo, perché spesso non voglio generalizzare, però proprio per connotare la mia posizione anti-accademica adesso dirò che gli storici dell'arte, italiani e stranieri, per la maggior parte sono degli abusivi, in quanto in questo paese e non solo l'arte ormai è stata tolta, il dominio dell'arte ma anche la gestione dell'arte è stato tolto agli ad altre materie, ad altri campi. Oggi ormai delle due personalità, la personalità complessa e la personalità pragmatica, esiste e domina solo la personalità pragmatica, quindi tutti voi, artisti o amanti del bello, estetici, possiamo chiamare in vario modo, siete in un certo senso relegati ad una dimensione di solitudine, di isolamento. Riuscite ad avere il plauso solo quando persone di valore come Danilo e come gli altri amici organizzano delle mostre e la gente si avvicina al quadro, lo vede, lo osserva e dice: questo è un bel quadro, guarda questo maestro come dipinge bene, guarda questo artista come dipinge bene. Ma nelle mostre, nei grandi musei, adesso non voglio fare i nomi, ma a Roma pensiamo ai due musei di arte contemporanea più importanti, proprio alla tradizione, già nel nome tanti dicono: ma cos'è? Allora, io tengo un marito che non vuoi, si chiama Sasa, mi tengo pure a 100 corporacci, Sasa mi famiglia, chi le ha fatto? E chi ti carcerato? Io ho 5 figli da lui, poi quando esce dalla galera che fa viene un'altra volta a casa, non mi è che giro, io ce l'ho girato Sasa, ha detto nasci più, tutto fa bene perché io figli tuoi ne voglio più, e chi ne fa sempre questo? Ma io che devo fare? Devo andare a lavare le scale. Ma io, come faccio? Già faccio, ma